Ciao, io sono Orazio Ferniani, un semplice cittadino, mi piace di pensare, esattamente come i servi della gleba di una volta. E c'ho dentro di me la rabbia che avevano i servi della gleba una volta, la rabbia del riscatto. Vi voglio solo dire una cosa recentissima che ci riguarda e riguarda il tema di questo incontro. L'altro ieri ho ricevuto l'atto di citazione di notifica del domicilio, cioè io sono stato insieme al dottor Giorgio Vitali indagato, sono indagato per aver utilizzato uno degli articoli di Costituzione che però vengono o disattesi o disapplicati o del tutto elusi. E cioè io ho manifestato il mio pensiero, ex articolo 21, della Costituzione andando a denunciare una banda di delinquenti che risiede in Parlamento in questo momento assolutamente illegali, illecitamente eletti, che hanno con l'apporto della partecipazione attiva e della proposta di legge dei grillini che si dicono contestatori e rivoluzionari, che hanno sovvertito il testo e le modalità dell'azione dell'articolo 21, nonché di tutti i vari trattati internazionali sulla libertà e del diritto della libertà di pensiero e quant'altro. Noi abbiamo denunciato attraverso una querela questo atto illegale compiuto contro la Costituzione da parte di tutto il Parlamento che ha votato questa infame legge e invece di essere agevolati nella nostra denuncia dai procuratori che si sono interessati della questione, perché abbiamo interessato tutti i 137 procure della Repubblica, dello Stato, della Repubblica, e quindi non solo non ci hanno fatto ponti di gloria e incensamenti, ma addirittura ci hanno attaccato. Questo per dire che il cittadino oggi non ha più nemmeno la libertà di pensiero, dell'espressione e quant'altro. Voglio Ma solo anche di dire, denuncia alla pubblica anche di denuncia, amministrazione. certamente Giorgio. Allora, i punti di cui volevo fare semplicemente l'indice, perché il tempo purtroppo è tiranno, il primo è questo. Il secondo è quello della disparità di trattamento che prima diceva il dottor Petrino, e cioè noi abbiamo le banche che evadono circa fra i 700 e i 1000 miliardi all'anno di euro. Avete capito bene? 700 e 1000 miliardi l'anno, molti di più di quello che ha detto Petrino, che ovviamente ha un suo giro di connivenze e di amicizie che non ci riguarda. Perdona, perdona Orazio, hai ancora un minuto, per Sì. cortesia attacchi personali qua dentro, non No, vogliamo non è sentire. solo attacco. Grazie. Ognuno ha il suo orto, il suo orticello Anche che tu. coltiva, anche io. E quindi io Ma è difendo un gli interessi che orticello ho. diverso, Allora, te lo per posso concludere, garantire. volevo soltanto ricordare che senza attendere le banche o la politica che legiferi a favore di questo o di Pronto. quello, ricordo che non solo l'articolo 100, la legge Allora? 130 del 1999 è da eliminare, Sono in ma è da convegno, mi eliminare puoi chiamare praticamente fra tutta la mezz'ora? legiferazione che è stata fatta dal 1943 ad Sì, oggi, ciao. perché il governo e tutti i governi e la commissione di creazione della Costituzione è stata fatta sotto la spada di Damocle di un conquistatore dentro il territorio nazionale, non ce lo scordiamo mai. Grazie, Orazio. Volevo solo ricordare un'ultima cosa, e cioè io faccio a luce e faccio cognizione di causa, per chi la vuole sapere, a proposito della libertà di emettere moneta da parte del semplice cittadino. Chi vuole va a trovare Grazie. su internet la cambiale sociale e trova tutte le informazioni che occorrono. Grazie mille, scusate se vi ho Grazie disturbato. Orazio a te, nessun disturbo. Jacopo Toglia.